il tuo impegno civile è noto ed è quotidiano e ci vuole, io permettimi di dirti questa mia sensazione, valutazione personale, ci vuole una caratteristica non facile da acquisire, non comune, di caparbietà, lucidità e determinazione assoluta a portare avanti le battaglie che tu quotidianamente fai nell'ambito del tuo impegno nel sociale. E ti ringrazio per questo a nome di ACU, di cui sei anche la massima espressione regionale. C'è una richiesta di un caro amico delegato della Lombardia, che è Bayer, al quale voglio lasciare, se ti accomodi, perché è giusto che tu venga a parlarci da qui, in maniera che tu possa porre le domande e guardare in faccia chi ti dà le risposte. Accomodati, grazie. Hai la parola. Ecco, vorrei soprattutto prima ringraziarvi, darmi la possibilità attraverso questa assemblea di visitare la vostra regione, perché è la prima volta infatti che vengo in questa provincia di Avellino. Allora l'ho indovinato. Che ieri ho dormito anche a Caserta. Dove... Sei inquinato un po', esatto. Un infarinato veloce. Contaminato. Esatto. Infatti è diventato scuro. Allora, ho scoperto questa regione, ma anche ho sentito parlare, prima di venire da Milano, la terra dei fuochi, come abbiamo anche sentito parlare da tempo del problema della mafia e dell'organizzazione criminale. Naturalmente la mia domanda, quando ho sentito tante cose, ho capito tante cose sulla terra dei fuochi, voi come vivete questo problema qui in campagna? Mi sono detto, forse, visto che la mafia ha di ramificazione dappertutto nel mondo, in realtà non dobbiamo parlare sicuramente da terra dei fuochi, ma del mondo dei fuochi, perché immagino che negli altri paesi sottosviluppati del terzo mondo la mafia ha anche importato i rifiuti. Questa è la mia domanda, se veramente questa lotta non dovete internazionalizzarlo, perché mi sembra troppo locale, perché il problema diventa un problema mondiale. Mi ricordo quando ero più giovane, sentivo alcune ricchissime persone che accusavano di essere dei importatori di rifiuti nucleari, industriali nel nostro paese. Non ho documenti e argomenti veramente sicuri, ma sono sicuro che esiste nel terzo mondo, soprattutto in Africa, molti terre dei fuochi. C'è la vittima alla memoria di Italia Alpi, Ilaria Alpi, a cui dedicherei un applauso, perché è il meglio che la televisione pubblica sa esprimere rispetto allo schifo di un Bruno Vespa che fa la volata ai mafiosi e ai camorristi. Bene. Ok. Scusa. Quindi io penso che per essere efficace la vostra lotta deve essere una lotta mondiale. Certo. Lo vedo come per il momento una lotta molto locale. Sicuramente dobbiamo portare la lotta su un piano più ampio. Quindi questo vorrei. Adesso io penso già nel mio paese, vengo dal Senegal, penso già che in Senegal esistono dei terri di fuoco nel mio paese, perché sono perché il problema dei rifiuti nucleari sono mondiali. Beh, in Africa hanno sotterrato sotto l'asfalto della strada. Esatto, nella mare, perché noi in Senegal il nostro mare è inquinato perché le risorse del mare erano numerose in Senegal, ma ogni anno vediamo che diminuiscono tanti. Quindi immagino nei villaggi, nei teri, ci sono anche questi problemi. Quindi vorrei
lanciare questo mio contributo, se vostra lotta, proviamo a internazionalizzarlo e a portare negli altri paesi. Grazie. Grazie. Grazie.